c'erano questi tre tipi incappucciati che stavano pestando dei ragazzini, ma male. Sembra roba da rito satanico. Magari qualcosa di etrusco. Etrusco. Parla di Redi, per il demone Tukulka, il custode dell'aldilà. Ad una settimana dall'uscita su una delle piattaforme TV più importanti, la serie TV tutta made in Arezzo, Rumors, la casa brucia, incassa successo e recensioni positive, anche se con qualche critica dovuta indubbiamente alla natura low cost della produzione cinematografica. Assolutamente, da quando è uscita stiamo proprio guardando dove stiamo apparendo, come sta andando soprattutto con le varie fasce di età, anche per renderci conto se piace di più magari ai teen, oppure anche cosa ne pensano le persone fra 40 e 50 o anche 80, 70, insomma tutte le fasce di età, sì. Un racconto inquietante e avvincente con i pregi e i difetti di una produzione appunto low budget, scrive cinematograph.it, uno dei siti più letti di cinema e serie TV. La notizia della pubblicazione della serie ha fatto il giro dei principali mass media e sicuramente l'obiettivo anche dell'amministrazione comunale, che l'ha sovvenzionata con 120.000 euro, di far conoscere Arezzo è stato raggiunto. Ancor meglio, se a portare il nome della città in giro per il mondo sono dei giovani, la cosiddetta generazione Z. Per me è stato un riconoscimento veramente enorme, ma soprattutto la dimostrazione che anche con mezzi veramente infimi, low budget, però con tanta volontà, tanta collaborazione e con un'idea chiara, si può arrivare veramente a livelli alti. Comunque abbiamo tanto da dare, ci sono tanti ragazzi che si vogliono mettere alla prova, anche se vengono da una provincia, vogliono comunque fare esperienza in questo campo e penso appunto di avere la possibilità, cioè la voglia di avere una possibilità di poter dare una prova e di fare un prodotto che, insomma, secondo me, anche se è stato realizzato da under 30, anche con alcuni con tanta esperienza, alcuni con poca, comunque è un buon prodotto, ecco. Facevano questi grandi riti agli equinozi e ai solstizi, dove sacrificavano gli animali e poi leggevano le loro interiora. Sono come il fottuto vento! La pecca maggiore, conclude l'articolo, forse la recitazione, ma gliela perdoniamo. Del resto sono stati loro stessi che, ironizzando ai nostri microfoni, si augurano anche solo un granello del successo che una famosissima pellicola ha avuto proprio ad Arezzo. Come è successo anche che è stato girato un famosissimo film qui ad Arezzo, che ora non vogliamo ovviamente paragonarci, però ecco, mettiamo caso che anche l'1% del successo che ha avuto l'altro famosissimo film che è stato girato ad Arezzo, a me andrebbe più che bene, ecco. La vita è bella. La vita è bella, ovviamente, sì, certo, non volevo, ecco, paragonare, assolutamente, i paragoni non si possono fare, ci mancherebbe.